L'inquinamento può essere definito come l'introduzione di elementi, composti ed energie nell'ambiente a livelli tali da compromettere la funzionalità o presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e gli ecosistemi. I suoli contaminati possono impedire o danneggiare la crescita di vegetali e possono inoltre compromettere le sorgenti di acqua potabile. In Europa ci sono circa 3 milioni di suoli potenzialmente inquinati e oltre 340.000 siti contaminati che necessitano di un intervento di purificazione. Nonostante ciò, solo nel 15% di questi sono stati effettuati trattamenti di risanamento. La maggior parte degli interventi sui siti contaminati, finalizzati a ridurre il rischio per la salute umana e gli ecosistemi, avviene ex situ, trattando le matrici rimosse dal sito, mentre una piccola parte in situ, trattando senza bisogno di escavazioni o estrazioni. Di quest'ultimo, solo meno del 5% viene trattato con tecniche di biorisanamento. La necessità di risanare siti contaminati ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie volte alla distruzione dei composti inquinanti, come il biorisanamento, che sfrutta il potenziale metabolico di alcuni microrganismi a questo fine, inserendoli all'interno della matrice contaminata. Questi microrganismi unicellulari sono stati scelti per il proprio metabolismo, senza che venga fatta alcun tipo di modifica genetica, permettendo loro di sfruttare l'inquinante come fonte di energia e di conseguenza demolirlo. Il trattamento in situ è uno dei vantaggi più efficaci di questa tecnologia, in quanto non prevede il trasporto di contaminanti e ha un impatto ambientale minimo. Per contro, investire su una sanificazione di un ambiente comporta alti costi, ed essendo una pratica molto all'avanguardia, non tutti ne sono a conoscenza. Un sito che ha adottato il biorisanamento per rimuovere le scorie dell'industria è quello di Fidenza, ora considerato un banco di prova a livello europeo. Qui, grazie agli investimenti provenienti da ogni parte della Unione Europea, sono già all'opera per risanare l'area attraverso i microrganismi, tentando di portarla a nuova vita.